Un saluto a tutti. In questa lezione vedremo le assonometrie. Innanzitutto, che cos'è un'assonometria? È una tecnica di rappresentazione grafica che ci permette di rappresentare un solido con l'effetto 3D. Quindi abbiamo l'illusione della tridimensionalità su un foglio che ovviamente è bidimensionale. Le assonometrie sostanzialmente sono di tre tipi: l'isometrica, la monometrica e la cavalieri. La tecnica di rappresentazione è similare, cambiano solo gli angoli che formano gli assi di riferimento, ossia z l'altezza, x la larghezza e y la profondità. L'isometrica, nella fattispecie, forma tutti gli angoli uguali a 120 gradi tra z, x e y. La monometrica forma angoli di 150 gradi tra x e z, 90 tra x e y, quindi il piano di base, e 120 gradi tra z e y. La cavalia forma un angolo di 90 gradi, un angolo retto tra x e z, un angolo di 135 gradi tra x e y e un angolo di 135 gradi ancora uguale tra z e y. In quest'ultima bisogna notare bene che le misure da riportare sull'asse delle y devono essere necessariamente dimezzate rispetto a quelle reali. Questo schema riassuntivo vi è stato già fornito. In basso possiamo vedere, scorrendo, la posizione delle squadre per disegnare appunto gli assi di riferimento con gli angoli suddetti. Quindi la squadra a 30-60 gradi nell'isometrica, anche nella monometrica, mentre nella cavalieri andremo a utilizzare la squadra a 45 gradi. Adesso andiamo a vedere un esercizio da svolgere passo passo di un primo solido elementare per applicare una di queste tre tecniche di rappresentazione. Incominciamo con l'isometrica, ma come già ho accennato, la tecnica è similare, identica per le altre tre, a parte dell'eccezione della cavaliera, ripeto che bisogna dimezzare le misure sull'asse dell'y. Andiamo a vedere qual è il solido che viene proposto. Abbiamo qui un solido già rappresentato con la tecnica, a voi ben nota, delle proiezioni ortogonali. Quindi abbiamo nel quadrante in basso a sinistra la vista dall'alto, superiormente abbiamo la vista frontale e lateralmente abbiamo la vista laterale. Non badate a questa linea interrotta, che è semplicemente per avere lo spazio, abbiamo fatto così per avere lo spazio dove andare a rappresentare nello stesso foglio formato A4 la vista assonometrica. Ok? Voglio spendere qualche parola, qualche istante per il programma che vedete, che non è AutoCAD, ma è un programma di disegno tecnico bidimensionale che si chiama FreeDraft. Nelle informazioni del video sottostante potrete trovare il link per scaricare il software e altre risorse che metterò a disposizione. Software è totalmente gratuito, ahimè in lingua inglese, ma voi studiate in inglese, quindi ciò non comporta alcun problema. Ha le stesse icone che a voi già ben note e quindi potreste anche utilizzarlo per esercitare a casa nelle esercitazioni al computer, qualora non riusciste a installare la versione educativa di Autodesk. AutoCAD. Ok? Procediamo dopo questa breve parentesi per presentare il programma. Allora, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo rappresentare gli assi di riferimento su cui noi andremo poi a tracciare tutte le nostre misure, prendendole dalla tavola data, quindi questa è la tavola già data, quindi il nostro punto di partenza stavolta
e una proiezione attorno. Dobbiamo assemblare queste viste in modo da rendere un effetto 3D tramite appunto la tecnica di rappresentazione grafica della assonometria, nella fattispecie isometrica, faremo un'isometria. Quindi andiamo a vedere. Innanzitutto andiamo a disegnare gli assi di riferimento. Questi assi di riferimento, zeta, x e y, sono ovviamente, come già abbiamo detto poc'anzi, rappresentati in questo modo, ossia formano tre angoli di 120 gradi l'uno con l'altro. Adesso andiamo a eliminare la rappresentazione degli angoli, che c'è totalmente inutile, anzi c'è di impedimento per l'esercitazione. Quindi andiamo a far sparire gli angoli. Allora, come dobbiamo procedere? Molto semplice. Come si costruiscono i palazzi? Partiamo dalla base. Il piano che individua la base è formato dagli assi di riferimento x e y. Quindi su quel piano noi andremo a rappresentare la nostra vista dall'alto, che ovviamente risulterà deformata. Perderemo la perpendicolarità di questo rettangolo, verrà deformata. Vediamo bene di cosa stiamo parlando. Andiamo a disegnare la pianta. Qui io già ce l'ho preparata, ma adesso la discutiamo insieme. Bene, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto nient'altro che andare a tracciare delle linee di costruzione parallele ai vari assi di riferimento. Quindi questa linea indicata è parallela all'asse delle y, delle x, scusate, mentre quest'altro asse di riferimento è parallelo all'asse delle y. Quindi abbiamo riportato anche questo asse mediano, perché il pezzo ha a 30 mm dalla sua estremità un altro spigolo, e quindi lo andiamo a rappresentare per facilitarci nella costruzione che andremo a fare. Adesso cosa facciamo? Abbiamo rappresentato la base, adesso ci eleviamo in un certo senso, quindi andiamo a rappresentare, diciamo, tutte le altezze del nostro solido, quindi andremo a costruire come se fosse una gabbia che va a, diciamo, delimitare tutto il nostro solido. Andiamo a vedere meglio. Allora, andiamo a rappresentare tutte le altezze. Cosa abbiamo fatto? Il nostro solido è alto 5, lo vediamo dalla vista frontale. Ok? Il nostro solido è alto 5. Quindi andiamo a rappresentare per ogni spigolo che abbiamo individuato dalla costruzione precedente 6 linee di costruzione. Io mi sono fermato a 5 perché sto lavorando al CAD, quindi sono preciso. Voi ovviamente fareste delle linee un po' più alte e poi andate a delimitare. Misurando andate a delimitare. Quindi cominciamo già a vedere l'altezza di questo solido, che sembrerebbe adesso uguale, ma vedremo alla fine che non è, perché c'è un piano inclinato. Andiamo avanti. Andiamo a vedere il piano superiore. Non abbiamo fatto altro che congiungere tutte le altezze e abbiamo ottenuto quello che dicevamo poc'anzi. Un parallelepipedo immaginario che va a inscrivere tutto il nostro solido. Queste sono ancora linee di costruzione, quindi quando arriviamo a questo punto stiamo ancora disegnando con la matita a tratto leggero, non stiamo calcando, che non sappiamo ancora, diciamo, non abbiamo ancora tutti i punti notevoli del nostro solido da rappresentare. Nella fattispecie ci servono ancora due punti, ossia quelli in questa parte che sto indicando col mouse, ossia questo scalino che vediamo nella vista sia frontale
che laterale. Questo scalino, chiamiamolo scalino così volgarmente, è alto 20 mm. Quindi dobbiamo tracciare in questa parte, ossia in questa parte, dobbiamo tracciare su uno degli spigoli, tutti e due, dobbiamo tracciare questo segmento di 20 mm. Andiamo a vedere un po'. Ok, eccolo. Ovviamente è sempre parallelo all'asse delle Z, ci stiamo sviluppando in altezza. Ok, e congiungiamo questi due punti per ottenere effettivamente il profilo che vediamo sulla vista laterale di questo scalino. A questo punto, banalmente, abbiamo tutti i punti notevoli per congiungere gli estremi che sto indicando e far quindi apparire il profilo nella vista laterale del piano inclinato. Andiamo a vedere. Ok, abbiamo congiunto i punti individuati e quindi fondamentalmente il mio solido è bello che è finito. Dobbiamo andare solo a calcare i contorni veri, quindi eliminando le linee di costruzione, non calcando per essere precisi le linee di costruzione, con la solita convenzione che i punti nascosti, ossia quelli che giacciono sull'asse X, sull'asse Y e sull'asse Z, devono essere tratteggiati in quanto spigoli da questa vista nascosti. Andiamo a fare che è più semplice. Ok. Abbiamo calcato in questo momento tutti gli spigoli in vista, abbiamo tratteggiato in maniera calcata gli spigoli nascosti, gli spigoli tratteggiati. Per maggiore chiarezza andiamo a eliminare tutte le linee di costruzione e le quotature per vedere il nostro solido in maniera più pulita. E gioco è fatto. Questo è il risultato finale. Ovviamente in AutoCAD è facile perché andiamo a spegnere con la tecnica dei layer. Andiamo a spegnere quindi gli spigoli che non ci interessano, soprattutto le linee di costruzione e gli oggetti quotati, per vedere quindi il risultato finale in maniera più pulita e netta. Spero di essere stato chiaro. Vi invito a consultare sempre il canale YouTube, la playlist YouTube che vedete qui indicata sia col QR code che con questo link abbreviato a cui potete raggiungere il canale dove verranno caricate altre video lezioni come questa nel seguito. Ovviamente, tornando a noi, potete divertirvi a fare questo solido, a rappresentare questo solido con le altre due tecniche, monometrica e cavaliera, cambiando ovviamente l'inclinazione degli assi di riferimento come abbiamo visto nella prima slide. Quindi, buon lavoro e attendo un riscontro dei vostri elaborati. Un saluto a tutti.